Siamo con Alessio Bonetto, direttore tecnico degli impianti di EcoRigigli. Ecco, come funzionano i vostri impianti? Allora, i nostri impianti si occupano della selezione del multimateriale da raccolta differenziata, quindi qui dentro entra un mix di materiali fatti da vetro, plastica, metalli in varie combinazioni che devono essere separati e preparati per le fasi successive del riciclo. I nostri impianti sono un mix di tecnologia e selezione manuale. Questo perché è il solo modo per poter garantire quantità, ovvero sia capacità di trattamento necessaria per far fronte alle esigenze dei territori, e qualità perché ovviamente poi le fasi successive del riciclo richiedono materiali sempre più raffinati per poter ottimizzare i processi di recupero. Il mix quindi è fatto da separazioni che si basano su varie tipologie di macchine. Sia dopo che il materiale è entrato nel ciclo dell'impianto e l'eventuale materiale insaccato è stato aperto dai meccanismi semiautomatici di rottura dei sacchi, arriva in impianto, vi è un primo controllo fatto dai nostri operatori che eliminano eventuali corpi anomali, successivamente avviene la separazione del materiale ferroso attraverso campi elettromagnetici. Attraverso meccanismi di separazione per aspirazione avviene la separazione dei materiali leggeri. Un ulteriore processo per induzione magnetica ci consente di separare l'alluminio. La plastica, dopo ulteriori controlli da parte dei nostri operatori, subisce dei processi di selezione ottica. E poi viene separata tra plastica per il circuito Corepla e plastica per altri circuiti che viene separata sempre grazie a un mix di attività meccanica e manuale. Avvengono poi dei vari processi di vagliatura per eliminare soprattutto le frazioni più fini che vengono trattate separatamente. Poi le varie frazioni merceologiche subiscono ognuna un processo di raffinazione dedicata per ottimizzare i processi di recupero, eliminare le frazioni improprie che poi vengono comunque recuperate. E cercare di garantire determinati standard qualitativi della plastica in uscita, del metallo in uscita, del vetro e dello scarto. Lo scarto in particolare viene trattato affinché alla fine si raggiunga a un prodotto che possa avere una valorizzazione energetica per evitare quindi assolutamente lo smaltimento a discarica. Grazie. Prego.